alle 5 mattina dice svegliate, ha cominciato a bambandare, io devo scappare così mezzo nudi, come state così scappate? Lei è sua figlia? Sì, sì. È figlia di nipote? Sì, marito lascia in Ucraina perché, скажімо, ще нам нельзя виїхати. Perché marito non possono uscire, ha lasciato marito là. La situazione è terribile, Kharkov, sì, soprattutto. Sì. Non c'è a casa, sì, non c'è a casa, non ci sta niente più. È la situazione peggiore forse, sì, tra le città. Una lei vive in Italia da quanto tempo? Ho già 20 anni, già passato. Ok. A questi amici di lei. Grazie. Grazie. Ben arrivata, Hanno sul volto dipinti sofferenza, dolore e stanchezza le donne e i bambini che sono arrivati alle 12 oggi a Salerno in anticipo rispetto all'orario previsto a bordo di uno dei primi pullman giunti dalla Ucraina. Ci sono donne e bambini che hanno lasciato le loro terre d'origine e cercano rifugio a un posto dove poter vivere in pace. Tutte le operazioni vengono coordinate dalla prefettura di Salerno che ha allestito una cabina di regia ma che al momento ha fatto registrare un appunto dal sindaco di Salerno che con l'assessore alle politiche sociali Paola De Roberto è stato sorpreso dall'arrivo in anticipo del pullman. Però siamo arrivati forse tardi, nel senso che questione di minuti, ma noi non avevamo contezza di questo arrivo. Allora io anche oggi stesso insieme all'assessore De Roberto mi recherò in prefettura e chiederò un colloquio con il prefetto per mettere su una macchina organizzativa che in qualche modo ci metta a riparo anche da arrivi improvvisi, non programmati. Perché io ho timore, anzi sarebbe dire la certezza che nelle prossime giornate, nelle prossime settimane ci sarà un importante arrivo di profughi che noi dobbiamo accogliere nel modo migliore e soprattutto offrire un'assistenza imminente, innanzitutto sanitaria e poi tutto il resto. Insomma, dobbiamo fare in modo che ci sia una macchina, un'unità di crisi che funzioni. Devo dire che con la prefettura abbiamo rapporti assolutamente collaborativi, però ora dobbiamo mettere a punto questa unità di crisi.